Al nostro arrivo qui, alla Scuola Normale Superiore di Pisa, siamo stati accolti dai rappresentanti delle tre scuole universitarie superiori coinvolte in questa iniziativa, Normale e Sant'Anna di Pisa e IUS di Pavia, che ci hanno presentato una bellissima immagine. Le navi, nel passato, si muovevano orientandosi grazie alle stelle nel cielo, ma se queste mancavano, si verificava non solo una situazione di disorientamento, ma un vero e proprio disastro. La mancanza degli astri. Noi siamo arrivati qui proprio come navi alla ricerca della giusta rotta. Ma c'è la scuola di orientamento universitario, che come una stella per i marinai del passato, sarà per noi una guida preziosa per la scelta del nostro futuro. In questo viaggio porteremo sempre con noi la bussola della nostra curiosità, grazie alla quale potremo vivere con entusiasmo questa esperienza e affrontare con grande ottimismo il confronto con nuovi saperi. E allora, buon viaggio insieme a noi! Da subito abbiamo capito che il segreto per un buon orientamento è disorientarsi, ovvero lasciare andare le proprie convinzioni e i propri giudizi e aprirsi soprattutto verso discipline mai incontrate prima. Diciamo che sono entrato già con le idee poco chiare, però me le ha confuse ancora di più ed è una cosa positiva secondo me. E tu quanto ti senti disorientato adesso? Allora, diciamo che ero partito abbastanza convinto sulle mie idee, nonostante abbia un campo di interesse abbastanza ampio, però adesso devo dire che qualche certezza è crollata. Devo dire che comunque le cose che mi piacevano prima mi piacciono ancora, in più ho apprezzato materie che non pensavo mi piacessero. Dà la possibilità di comprendere anche quegli aspetti che uno esclude quasi a priori e che invece permettono di aprire più finestre anche su un possibile futuro, sia di studio che poi lavorativo. Volevo chiederle cosa si prova a vedere così tanti ragazzi che provengono da ogni parte d'Italia, sono qua pronti a mettersi in gioco e ad accogliere quante più informazioni possibili al fine di intraprendere un'università che si addica alla loro persona. Ma allora, diciamo che ovviamente è bellissimo, è una delle missioni in generale secondo me dell'università, ma tanto di più delle scuole superiori, quello ovviamente di coinvolgere quanto più possibile i potenziali anche diciamo allievi degli anni futuri. Siamo anche abbastanza abituati, devo dire, quindi per me non è una cosa nuova quella di rapportarmi con, facciamo anche altre attività, andiamo nelle scuole per esempio, facciamo dell'orientamento in loco in alcuni istituti e poi comunque noi per esempio qui alla Scuola Normale, ma insomma anche le altre scuole, poi accogliamo i nostri allievi che sono appena usciti dalla scuola superiore. Lezioni, laboratori e seminari. Martedì è stato tutto l'insegna dell'interdisciplinarità. Nella mattinata lezioni di filosofia e di storia. Dopo pranzo invece, divisi in tre gruppi, gli allievi hanno seguito lezioni ancora di filosofia, poi di scienze politiche e infine di ingegneria. Ma prima di cena non è mancata anche una riflessione su cosa significa essere oggi magistrato. E qua sta il punto di forza di questa settimana, perché abbraccia tutte le materie in una prospettiva a 360 gradi. Noi adesso volemmo capovolgere i ruoli, chiedendo al docente come è stato organizzare le lezioni per dei ragazzi di quarta superiore. Ma organizzare le lezioni è stato più complicato che farle, perché mi avete sorpreso tutte e tre le classi, mi hanno sorpreso molto, mi avete sorpreso tutti e tre i gruppi, siete stati molto più attivi di quanto pensassi. Sicuramente il fatto che siete già tutti sostanzialmente dei bravi studenti aiuta, ma non solo, credo ci sia stato un reale interesse per queste tematiche.
lo scopo di questi laboratori che facciamo nei dottorandi sta esattamente in questo, nel tentare di far vedere com'è fare ricerca a livello universitario, però farlo anche vedere in un'ottica in cui una classe di quarta superiore possa comprenderlo. A rimettersi in gioco, no? Cioè, io sono abituata a fare delle presentazioni per persone che hanno un'esperienza, un background simile al mio, invece per degli studenti di quarto liceo è difficile perché ogni cosa che scrivi ti devi chiedere, ma loro lo sapranno, loro lo conosceranno, e quindi insomma e ti porta anche io ho dovuto studiare per preparare questa giornata, però devo dire che mi è piaciuto molto, è stato interessante. In questa terza giornata abbiamo partecipato a una tavola rotonda sulla crisi climatica tenuta da 3 professori provenienti da campi diversi, che è stata molto stimolante e soprattutto ha alimentato la nostra speranza per una collaborazione futura di tutti questi campi per un futuro migliore. Vi volevamo chiedere se anche voi in prima persona vi siete arricchiti a vicenda. Siamo riusciti a parlarci e a capirci. Cioè, questo abbiamo il livello di ingresso delle conversazioni, mi sembrava giusto, in modo io potevo capire le loro penso abbiano potuto capire la mia. Anche nello scambio con gli studenti ci sono sempre domande interessanti che poi sono stimolo per andarsi anche a guardare delle cose che magari non abbiamo studiato, perché non sono sempre direttamente legate a quello che facciamo. La giornata è stata una possibilità di interagire con dei ragazzi giovani che devono fare delle scelte importanti, trasmettendo loro alcuni dettagli tecnici di materie che noi studiamo, ma anche come queste possono avere una ripercussione nell'immediato, quindi semplificare diciamo al massimo la ricerca che facciamo, ma per riuscire a raggiungere dei ragazzi che appunto dovranno intraprendere un percorso di studi e di conseguenza faranno la loro parte nel mondo di domani. Al pomeriggio invece ci sono stati dei laboratori tenuti da dei dottorandi, professorandi e ricercatori delle scuole universitarie superiori che ci hanno aperto a un mondo della ricerca e ci hanno fatto vedere dei nuovi percorsi di studio intrapresi appunto da loro che non avevamo ancora esplorato. In più volevamo chiedervi che messaggio ultimo vorreste trasmettere alla nostra generazione appunto riguardo al cambiamento climatico. Che voi dovete essere i protagonisti delle azioni da effettuare per far fronte al cambiamento climatico e soprattutto il tentativo è quello di sensibilizzarvi. Studiate, studiare perché è una cosa molto importante, cercate di capire sempre con spirito critico, perché qualsiasi decisione è una buona decisione se è una decisione informata. Non tutti i ragazzi della vostra generazione faranno l'università oppure avranno la possibilità di studiare e fare l'università, per cui chi la fa deve ha anche la possibilità non solo di studiare, magari di avere una comprensione critica più approfondita di certe questioni, ma anche può avere la possibilità anche di informare i suoi coetanei, e anche questo porta a una sensibilizzazione, magari anche a una capacità di azione più efficace. Siamo quasi giunti alla fine di questo nostro percorso d'orientamento qui, alla Scuola Normale di Pisa. Anche oggi, grazie alle lezioni di medicina e astrofisica, ci siamo avvicinati a una nuova realtà, quella dell'università. Qual è la lezione che ti ha colpito di più? Sicuramente quella di oggi, di medicina, un po' perché è già una materia che mi affascina, in più gli argomenti trattati e scoprire che si può conciliare la ricerca con anche la materia più clinica, i pazienti, mi ha colpito molto. Il laboratorio che abbiamo fatto il pomeriggio di filosofia. È stata molto interessante, abbiamo approfondito un autore, vari concetti che avevo già fatto in questi anni, però con aggiunte, eccetera. Il laboratorio di storia che riguardava il tema della sicurezza, perché è un po' quello che vorrei fare dopo, è interessante vedere come si evolvono le idee nel corso
la storia, come alcuni paradigmi che diciamo, sono la base della società di oggi, in realtà sono nati molto molto tempo fa. Fisiologia all'inizio mi è piaciuta, mi è piaciuta anche molto astrofisica oggi e anche biotecnologie. In particolare mi sono piaciute le lezioni di medicina e biologia sintetica perché mi hanno permesso di scoprire, soprattutto per quanto riguarda quella di biologia, delle attività che, di cui non sapevo nemmeno l'esistenza. Per ora quella che mi è piaciuta di più è quella di economia, la lezione che sicuramente mi ha interessato di più. Abbiamo sentito moltissime opinioni diverse e potenzialmente potremmo continuare all'infinito. Molto probabilmente sarà la magia e l'atmosfera che si vive in questa scuola. Siamo noi che abbiamo realizzato questo video e questa esperienza ci ha lasciato un grande segno. Ma quale? Io sono Giulia e sono rimasta colpita dalla disponibilità dei docenti e dei ricercatori a rispondere alle nostre domande. Sono Vittoria e questa esperienza mi ha lasciato con tanta curiosità riguardo ad argomenti che non conoscevo prima. Sono Davide e questa esperienza mi ha lasciato la voglia di imparare sempre cose nuove. Io sono Clelia e quello che mi ha lasciato questa esperienza è l'entusiasmo di mettersi sempre in gioco e andare oltre i propri limiti. Ciao, io sono Alessio e questa esperienza mi ha fatto capire che negli ambiti di studio l'unione fa la forza. Sono Paola e mi ha stupita la cultura della condivisione, degli spazi, dei pasti, delle esperienze, ma soprattutto delle conoscenze. Sono Teresa e questo orientamento mi ha permesso di stringere moltissimi legami di amicizia. Sono Riccardo e questa esperienza di orientamento mi ha dato l'opportunità di mettere in discussione le mie certezze e questo è stato l'effetto non solo del prezioso contributo dei professori ma anche del rapporto diretto con gli allievi della normale. Sono Maddalena e le mie convinzioni sono state azzerate e adesso sono alla pari con le mie non convinzioni. Anche io che sono Noemi firmo e finalmente ho capito che all'università si possono studiare tantissime cose. Quindi speriamo di avervi stimolato a mettere sempre in discussione le vostre idee, così che il vostro talento si possa trasformare in prospettiva. Da Pisa è tutto. Ciao!